Sì. Boccione. Jack seconda. Azione. Il datore del lavoro di là già va liquidato. C'ha liquidato. Spostato. Adesso siamo perché qua. Il Leone ci ha spostato. Hanno fatto un cambio della saluto in diretta. Ci fa un saluto. Un buongiorno. Venga, qua dietro. Importante. Qua dietro. Qua dietro, lì c'è la telecamera. Là c'è la telecamera, qua dietro c'è Panza Lupo. Bibi Ballandi, Saxa Rubra. Oggi siamo il capogruppo dei Sella al Comune. Ecco. Io il consigliere, dica qualche so cosa, dia una bastonata di quelle pesanti. La tortona. No, quella vera. Quella vera no. Vabbè. Ciao Panza saluto insomma. Siamo là. E non è finite le parole. Sono finite le parole. Sei emozionato? No, un saluto allora. Venga qua che almeno si vede. Che cosa devo dire? Un saluto a politicamente scorretto. A politicamente di cigarra e picone. O la unzica. Un saluto alla unzica. Ma i saluti ce ne sarebbero tanti da dare. Ecco. Bisogna vedere poi se le persone Li accettano. Li accettano. Allora vediamo. Perché ci sono i saluti che si accettano ben volentieri e poi ci sono quelli che sono solo di parvenza. Dunque bisogna fare una certa distinzione tra il saluto vero, saluto tipo come stai, o tipo oh, bella, ciao. Ma, le facce, no, le facce potrebbero darci tante indicazioni, però diciamo che adesso chi ci saluta? Il sindaco ci vuole salutare? Ma manco per niente. A Moschini ce lo saluta. Ma manco per niente. Perché dove stanno loro? In villeggiatura? Sicuro. Alla, che stai spalle. Alla facciaccia nostra. E allora gli do pure l'augurio, ma vai, no vai. Ma vai. La voce del popolo. Vox Populi non può mai mancare qua, praticamente scorretti. Però dai, vai, facciamo parlare pure a il politichetto di turno. Ismele De Crescenzo. Ismele De Crescenzo. No, il politico di turno sapete che ci potrebbe dire? Ecco. Solo bugie. Infatti il popolo tuona, minimo di fiducia. Non gli dà fiducia, no, niente. No. Per l'età che c'ho ai politici non posso dar più fiducia. Ma questa è dell'altra generazione, diciamo, del primo pelo. Lui si è ancora non sei un fregato. Hanno messo in mezzo, Può essere. L'hanno messo in mezzo, sì. Il nostro amico Enrichetta ha messo in mezzo, ciao Enrico. L'ha trattato bene questo ragazzo. Hanno messo lui a Scilipoti, hanno preso così. Fallo salutare. Un saluto, insomma, che iniziamo il programma. Può essere anche una battuta, però ma come no? La realtà bisogna guardarla in faccia. Ecco. Lasciaci su sto quesito. Ragazzi, buon proseguimento. Grazie tanto e buona passeggiata. Vai, su. Giornata. Banda alle ciance. Forza. Banda alle ciance. Ma ci ha portato un pezzetto di carbone a te che ti piace tanto. Perché Ismaele è capotato, a Befana chiedeva solo carbone. Aspetta, vorrei sputare diciamo il tavolino. Carbone non ci piace. Non ci piace. No. Ma manco l'Enel poi alla fine, diciamo. Però da lavoro, in realtà, questi qua ti fanno ricatto occupazionale. Quanti? Dicono 1000. Sì. Spara. Sì, spara. Abbiamo altri dati. Ma tanto 300, dici. Però 369 diretti, l'indotto arriviamo a 1000. Qui è il grande problema, se io va bene l'Enel ci decchia, però magari se dopo 50 anni investisse magari qualcosa di un po' più rinnovabile, no? Magari qualcosa di suo, perché loro ancora lo chiamano, ho letto il comunicato, la centrale più bella, ancora lo chiamano carbone pulito. Cioè quando faceva il ministro della propaganda dell'Enel 12 anni fa, perché loro hanno il ministro della propaganda, tipo Goering, si inventarono, esatto, tipo Goebbels era, e loro hanno il Goebbels dentro. Il ministro della propaganda dell'Enel, sono bravi comunicatori, certo. Inventarono la parola carbone pulito, che è una contraddizione in termini, come se dice la cacca profumata. È uguale. Quindi un ossimoro, e ancora oggi a distanza di più di 10 anni dicono ancora nei comunità di carbone pulito. Quindi questo la dice lunga. Nel tempo in Europa, sole, poi l'Italia è paese del vento, del noi sole. Siamo per la delocalizzazione, non pensiamo che, e quindi ci vuole il piano. Ah, stai con 5 stelle? L'hai infiltrato. Vabbè, non facciamo polemica, noi diciamo queste cose, insomma, quando Beppe Grillo perché c'è la polemica, ancora Beppe Grillo con quelli, quei pentastellatini dei noartri. No, io non voglio fare nessuna tardi, polemica. Se, no, loro polemicano. Se il 5 Stelle è per la delocalizzazione pure loro, va bene in Parlamento, ragionassero insieme, no? Perché ci vuole un nuovo piano energetico nazionale, forse, che dica, non è che possiamo concentrare grandi centrali solo nel posto, cioè una grande centrale, non è giusto.
Ah, noi sono 50 anni che ci becchiamo 1900 megawatt a carbone dentro la città. Questo chiaramente non ci va più bene, quindi dovremmo aprire un dibattito su un cambio di sviluppo in questa città. E diciamo, vorremmo riaprire l'AIA noi. Aia. Io ce l'ho qua l'AIA. Buone Ismaele. Mi sono fatto male l'altro giorno a mare, devo mi sono levato un pezzo di dito. Simpatia becera. Io l'AIA me la so aperta. Questi ragazzini, questo dopo a mezzanotte. Quello rosso, aria prima, insomma. Che dice il sindaco Pietro Di Vei a proposito? Il sindaco Di Vei che ci ha detto che sei mi da Pietro proprio se vergogna. No, non è che sei rogna, c'è un piccolo dettaglio, sì, che lo imito solo con degli intercalari con una certa inflessione, non sono proprio consoli congrui, diciamo, la situazione. Non lo so che faremo un consiglio comunale, io l'ho richiesto, lui mi ha telefonato, mi ha detto guarda magari mi aspetti che ritorno il 24, dico che problema c'è, il 24 ritorni, lo facciamo, lo decidiamo insieme, guarda, non è un atto contro di te caro sindaco, vogliamo discutere, dovevamo discutere forse un po' prima, io non è che la colpa è pure nostra, ecco. Di tutto, mea culpa, mea culpa. Vedi, io da ragazzino, tu pensa, invece di leggere Topolino, cioè leggevo pure Topolino, ho letto pure Lenin, e Lenin diceva dell'autocritica, che l'autocritica è un atto che uno deve fare, è un esercizio importante, no, che uno deve fare, ma è perché non è sti mesi, qua non è che abbiamo scritto su Facebook, in sti mesi siamo andati al Parlamento, amici online, a Frosinone 10 volte a parlare, alzate quel sedere dal computer e uscite fuori. No, ma non è quello. Ognuno fa le battaglie, ognuno. Io penso che noi dobbiamo dare dignità a tutti, basta che gli altri ce la diano anche a noi. E questa perla, proprio questa si è scritta ieri, prima di venire si è scritta sta cosa. Si è cancellata col sudore. Iniziamo con le notizie. Lui voleva partire lo scottante. Qual è il tema scottantissimo? Però quello che è successo stamattina è presuntuoso. No, se no ci ha attaccato il pippone ormai. Si politici così ormai. Politichetti che se vogliono fare da arie. Lui poi l'aria gli piace. Dai, basta, mi piace talmente, ma accendo pure una sigaretta. Questo è uno smacco. Prima parla male del carbone, fumo uccide, dice il carbone, ma se sta a fumare una sigaretta sono ammazzata solo, raga, guarda. Non votate più Ismaele Di Crescenzo. Ne fate un favore, non ne posso più. Passiamo alla rassegna, ragazzi, i fuochi, ma mi sono piaciuti. Le foche gagliarde, con la musica. C'è stato un po', no, era un po'... Racchiava la cassa. Però mi è piaciuto, bello. Erano divisi, sia da una patatti e con la divisione è stata la paura. Un sacco di gente, non c'era più una lira, tranne... quindi che succede? Mentre tutti guardavano in su, allora è stata scippata una donna subito, parte dello scippo, ritorna perché comunque fa sempre comodo, dai. Sempre comodo. Poi in tempo di ricchezza è normale che si frega di più, no? È stato uccidere le chiese, e poi no, si era perso un bambino che poi è stato ritrovato completamente. Guardate le foto, intanto tutto il ragazzino con la maglia verde, adesso che la voce fuori campo ci dirà come si chiama, che non mi ricordo. Si chiamava Lorenzo. Oggi è cambiato. Perché è pieno di getto, come vedete qui tutto gente. Dietro di noi abbiamo una macchina dietro che ci mandava 400 kg di carbone. Ringraziamo la regia. Che sembra che siamo noi quattro. Poi, che altro? Oggi poca roba. No, oggi c'è stato. A parte sti fuochi che sono stati a bere. Il club classico. Io ho visto il comunicato dei gruppi cittadini musicali a favore del cammello. Ah, giusto. Radio Libre, tutte quante. Cammello Magazine. Vorrei spendere 4 secondi. Vai. In realtà sono 116 secondi. Da 116 secondi. Allora, We Stand United, che sono i miei amici, Seaside, Cammello, la Centrale Sound, tutti loro. Allora, fanno delle cose, delle iniziative di solidarietà da ormai da qualche anno. E si sono organizzati proprio per portare un messaggio che io condivido molto. La polemica sull'incitamento, no?
e io la respingo, sterile. A parte sono contro la censura, sempre, a meno che non mandi messaggi razzisti, fascisti, eccetera, violenza, eccetera. Ancora pensiamo che nel 2013 un cantante col suo messaggio possa alimentare, come dire, una bandeggia folle. Ma è un bello importante, sa, mica. Che bello, quindi una polemica che non esiste, poi il giornalista è libero di a me quello della città mi saluta più. Ieri ho salutato, penso che Pietro Cozzolino abbia fatto un articolo un po' bigotto. Non mi risaluta. Per tutto il rispetto, ripeto, per le opinioni altrui, però non, un po' fuori luogo. Io so per la legalizzazione, insomma, per legalize. Poi voglio dire, credo che te fai il pensionismo non me faccio più. No, veramente. Non senso, sembra però. È la verità. Che si spiega adesso. Io ho voce. 20 minuti di ritardo, ho fatto più da solo con lui. Io c'ero. Questa è tocca a fare mea culpa noi. Vai, apro scena. Vai, che ci abbiamo qua? No, il messaggero di ieri. Ieri che ha letto il giornale, non ci credo che ha letto. No, c'è stato... C'era chi sfattonava da una parte, chi niente, la crisi porta capire, i negozi che sono stati aperti a fine agosto e altro. Ah no, poi c'è stato un piccolo rocazzampa d'agnello, una cosa. Sì, classica. Che classico se rocazzampa d'agnello, sempre colpa del cammello. Il cammello sta passando, è stato avvistato il cammello che ti fa d'agnello, ha stizzonato a San Patagnello e via. A me l'incendio i danni con la grandine, poi il cammello. Poi no, niente, il paglio dei somari, adesso si parla di allumiere, insomma. Ah, il paglio dei somari è una bella, io la faccio sempre, io mi ci diverto sempre. Domenica, sì, perché la prima domenica non fa con i numeri. Ma come no, quindi gli animalisti saranno con la provaccia. La provaccia sabato, non l'ho seguito, ma me l'hanno detto. C'è stata pure ieri, si saranno nominati. Tocca a vedere, mo cerchiamo. Sì, che stava a Torfa, stavo. C'è stata una cosa, la polemica lì a... E non sono arrivato fino a lì, sono arrivato fino ai giardinetti e c'è stava insomma la musica. Vabbè, noi vediamo qualche video, speriamo che... E allora dai, penso che basta così, oggi siamo pure dilungati troppo, non vorrei che ci fosse il terzo check. No, se no infatti. Ragazzoni, un saluto a Movimento Scorretti, da Ismaele di Crescenza, Emanuele, Marco e Mattia. E Ismael. Ciao, e tutta la regia dietro che vi saluta. Ciao. Ciao carissimi.